Allora, siamo qui con Isabella Rauti, presidente di Hands of Women, che è un'associazione, ecco, ci parli un po' della sua associazione, che è sempre a fianco delle, insomma, contro la violenza sulle donne, insomma, si occupa di questa tematica. Che idea si è fatta della situazione appunto di Chiara Insidioso? Lei ha studiato molto bene anche il caso. Sì, Hands of Women, la nostra onlus internazionale, si occupa di violenza sulle donne, di violenza domestica, di violenza sessuale, fisica, psichica, economica, di tutte le varie forme di violenza e lo fa da molto tempo. Noi abbiamo aderito come associazione oggi a questa iniziativa della famiglia. Il caso di Chiara lo stiamo seguendo dall'inizio, dai primi giorni, da febbraio, da quando è successo il fatto orribile. E Chiara può essere anche un simbolo per sensibilizzare l'opinione pubblica e non solo sulla necessità, a nostro avviso, di prevedere un meccanismo di legge che nei casi come questi, cioè di violenze, non conceda né benefici né sconti di pena all'autore della violenza. Noi abbiamo molti strumenti legislativi, il più recente, la 119, per fortuna ha introdotto degli strumenti di maggiore efficacia e anche di maggiore severità, ma le leggi non bastano se non c'è un'educazione culturale, una di mentalità, di costume, perché si tratta proprio di cambiare la prospettiva. Queste violenze si consumano nei rapporti interpersonali, dentro le mura domestiche. Se non c'è un'operazione anche culturale di cambiamento di mentalità, le leggi non saranno mai abbastanza forti. Ciononostante, noi chiediamo che per questi reati non si prevedano né benefici né sconti. Non è ammissibile. Ecco, appunto per questo volevo chiederle, se vi state anche magari attivando proprio a livello regionale, a livello locale, ma anche nazionale, proprio per sensibilizzare su questa tematica, magari andando proprio nelle scuole, che sono principalmente magari un veicolo importante a livello culturale per formare le nuove generazioni? Sì, esattamente questa è la sfida e noi cerchiamo di stare non solo accanto alle vittime, ma attraverso questa onlus anche di fare progetti di sensibilizzazione e, come si dice tecnicamente, di educazione ai sentimenti, di educazione sentimentale, che significa, che è un progetto naturalmente infinito come tutti i progetti educativi, il rispetto delle identità, il rispetto delle differenze, anche quelle di genere, il rispetto delle persone. Perché se noi partiamo da questo, e naturalmente le scuole sono, come dire, un interlocutore fondamentale, ma non solo, ogni agenzia educativa è coinvolta, dalla scuola alla famiglia, nonché le istituzioni e le associazioni, perché la rivoluzione culturale è permanente, è costante e deve interessare tutti. Cioè la questione della violenza sulle donne, che è un fenomeno diffuso, sommerso, insidioso e maledetto, è una responsabilità sociale, cioè interessa tutti, nessuno può dire non mi riguarda, perché è talmente diffusa e talmente, come dire, sotterranea, che è un po' una cosa che riguarda tutti, tutti quanti dobbiamo svolgere una funzione di contrasto, di prevenzione attraverso l'educazione. C'è stata anche l'introduzione del reato di stalking, però mi sembra che comunque anche queste formule così non bastino, no? Perché comunque si deve arrivare sempre a situazioni come queste dove purtroppo si va a rovinare la vita di un'intera famiglia. Ecco, non bastano queste cose, serve forse probabilmente molto di più. Guardi, noi abbiamo fatto in Italia nel 2009 la cosiddetta legge anti-stalking, che è stata fondamentale, e i dati ci dimostrano quanto servisse e quanto serve l'applicazione di questa legge. Prima del 2009 non si poteva neanche denunciare il reato perché non c'era una fattispecie di reato e non si configurava come tale, quindi tutte quelle molestie reiterate non potevano essere denunciate se non sfociavano nelle lesioni personali. Quindi l'Italia ha colmato un vuoto normativo enorme e l'applicazione di questa legge, i cui provvedimenti sono stati inaspriti nell'ottobre 2013 con la legge 119, hanno veramente, come dire, ripeto, colmato un vuoto. Ma come dicevo prima, le leggi sono, le definirei, la condizione necessaria ma non sufficiente. Necessaria perché naturalmente servono in termini di repressione del reato, ma non sono sufficienti da sole in termini di prevenzione del fenomeno se non vengono costantemente accompagnate da un impegno educativo, un impegno istituzionale, un impegno di ognuno di noi. L'ultima domanda, un appello che si sente di fare a tutte le donne che hanno vissuto magari una situazione come Chiara, ecco l'appello che lei rivolge alle donne che si trovano in questa situazione. Mi lasci rivolgere un appello a tutti, alle donne che sono in questa situazione: trovate il coraggio di uscire dal silenzio, spezzate il silenzio, fatevi aiutare, ci sono i centri di accoglienza, ci sono le forze dell'ordine, ci sono gli strumenti di legge, da sole non ce la potete fare. Esiste la possibilità di una presa in carico delle vittime, che è l'unico modo per uscire dal tunnel della violenza. Bisogna trovare questo coraggio. E a tutti gli altri dico: se siete a conoscenza di fatti, segnalateli e, soprattutto, una parola per tutti: non girate mai le spalle. Grazie. Buon lavoro, grazie a voi.